andiamo a prendere una tela. Cazzo, tu mica bene. E un po' di pennelli, qualche colore. Se voglio da dipingere. Mi dai, cazzo. Ma cazzo, ma sei sempre detto cercare soldi. Cerca soldi. Tu quello che c'ho via qui, c'è. Ah, insomma, verranno tempi migliori. Qualcosa ti diamo. Sulla base delle nostre modeste possibilità. 40 euro, dai, cazzo. Cazzo, bisogna andare a trattare col capo. No, ma come da qua? Beh, noi cominciamo a prendere la tela. Facciamoci sponsorizzare per l'acquisto di una tela. Dei colori. Lascia fare a me, dai, cazzo. Preoccupati. Almeno 40 euro, se no non ci sto letto. C'ho via tutto quello che c'ho via. Qui dicevo che me la togliamo. Cazzo. Cazzo. Ma che è brava, cazzo, capito? Cazzo. Ma neanche per idea. Caillou. Andiamo in onda, non preoccuparti. Lo zio Tom! Guarda, guarda che sta facendo un bel disegno, guarda! Io? Anche Lorenzo è bravo a fare disegno, aiuta il sole! Guarda, guarda! Un cowboy questo, guarda il cappello da cowboy? Da un ricchio. Ah, da un ricchio? Un ricchio. Va benissimo. Hai visto che è bravo? Perché lì, è tua nonna quella? Eh sì, eh? Ciao. Ciao. Certo. Insomma, ti sei fatto 20 giorni a casa con l'influenza. Ma non pensavo di bevero, poi un cazzaro da mano, respiravo. Hai fatto gli aerosol? No, ma in questo giorno. Ah, lo so. Ma tu hai già qualche idea su cosa inventare? Che bocca!
Metti un po' di giallo? Giallo non ci metti. Mm. È bene da assicurare. Fa spaccamento dopo. Sì? Sì, no? C'è un filo, eh? Sì, dopo. Vuoi vedere come si sente? Il bello della diretta. Guarda che arriva qua Sirchia e ci sculaccia, eh. Piacere. Ciao Marcial. Ciao, quello che mi ha dato. È Arlecchino, eh? Lo vuoi, cazzo? 50, dai, lo regali a tua moglie, dai, a tua figlia. Eh? Lo regali a tua figlia. Ehi, lo so. Dottore. Tutto bene, buongiorno. Buongiorno. Per tutto il giorno. Guarda che sono lui miliardario, io ho capito bene che amò se va all'inferno, eh? Capito bene? Ma cosa li fai le donne? Cosa gli fai? Che amò, cosa vuoi andare? Hai visto? Su quelle braille, quelle sono, ti dovevi?
c'è un po' di verde. Mi piace? Non è una sigaretta da offrire. Quella, grazie a Dio, non ci mancano mai. I soldi sì. I vizi alla lunga. Ma le sigarette no. L'artista sta completando l'opera. Ma dove sta andando? Che bravo, che bello. Certo che prepariamo qualcosa. No, sì. Cazzo. E passando le sicurezze almeno 8. Ho visto. Certo che lo trasmettiamo. Ciao, li vedo. Ciao ragazzi. Ciao, che bene, dai. Vabbè, insomma, se qualcuno vuole acquistare questo quadro, il Caglione lo vende. 200 euro? 250 euro? Va bene, se non è ancora venduto, quando viene in onda questo filmato, possono chiamare a Caffè Morzenti. Lo so che lo vendi. Vuoi il quadro? Vuoi il quadro? Quello ma io penso che ha tutto il colore, ma fare questo divieto a luglio. Dentro e fuori dei bar. Meglio. E dopo d'inverno si prendono anche le malattie. Ma non se facciamo divento. Partire questo decreto a luglio, che c'era caldo, non prendevamo la polmonite. E ce l'hanno fatto a luglio, no, l'hanno fatto, no, fatto adesso. Vedi, ma le acchiappi al volo te i clienti, No, sono tanta gente. Non lo so, ti conoscono anche a Napoli. Davvero? Ma sì, è stato a Napoli anni fa, mi hanno chiesto se conoscevo il Caglione, ho detto che Caglione fa, che quello che dipinge. Che te conosce? Buon quadro, Gli affari di quadri. Facciamo i concerti, facciamo. Hai preso bene? Certo, l'hai preso bene. Sì, grazie.
filtro. Senza filtro. Perché senza filtro? No, quello no. Ma ci vogliamo intossicare di brutto? Ah, guarda, devo te. Vediamo di essere di manica larga, che larga con gli artisti. E con i baristi, tremendo. Questo qua calotte 50, non si porta che altri 4, sei 50 euro, sì. Va bene. Ciao, te, no. Ci vediamo dopo. Ah, buona vendita, buona vendita. Per fare controllo, eh? Certo, certo. Yeah.